Anticipazioni il segreto. I sospetti di Donna Begonia. Ci avviciniamo sempre di più al gran finale de El Secreto de Puente Viejo. E le nuove anticipazioni il segreto si preannunciano ricche di suspense. Tra intrighi, rivelazioni, piani segreti e bugie, eccoci ad un nuovo appassionante appuntamento. Sappiamo che Ignacio darà finalmente il suo benestare alle nozze di Pablo e Carolina, dopo aver parlato con la governante Manuela, la quale, in gran segreto, confesserà ad Encarnacion, che le farà visita di nascosto, la verità riguardo al suo strano incidente. Jean-Pierre incolperà Ignacio del suo imminente viaggio. Isabel rivelerà i nuovi piani dei suoi superiori a suo figlio maggiore e a Don Filiberto, mentre Alicia riceverà nuove pericolose minacce da parte della setta degli arcangeli. A Puente Viejo regnerà il caos a causa delle api di Onesimo, mentre Ramon sfogherà nuovamente tutta la sua rabbia e la sua frustrazione sulla povera Marta, mettendo gravemente a rischio la vita della ragazza. Jesus Urrutia vivrà momenti davvero angoscianti, mentre Begonia inizierà a nutrire dei terribili sospetti. Ci aspettano appuntamenti imperdibili. Molte verità verranno finalmente a galla. Pablo scoprirà che Ignacio è segretamente innamorato di Donna Isabel, la quale lo odia, in quanto lo ritiene il principale responsabile della sua complicata storia d'amore con Jean-Pierre. Nel frattempo, Donna Begonia diventerà sempre più sospettosa circa il continuo malessere della figlia Marta. Manuela è definitivamente uscita dal coma. E tutti i componenti della famiglia Solozabal si radunano attorno al suo letto per scoprire cosa le è successo. Donna Begonia e Rosa temono che parli e fanno salti di gioia quando la governante spiega a Don Ignacio di essere inciampata e di essere stata aiutata dalla signora Solozabal. Nel pomeriggio, Encarnacion passa a trovare la sua amica senza farsi scorgere da nessuno. Manuela, piangendo, confessa la verità. La moglie di Ignacio ha tentato di ucciderla, in quanto la vede come una rivale in amore, pronta ad usurpare il suo posto. Per questo motivo, crede di essere in pericolo di vita. Ma nonostante questo, preferisce restare alla casona per proteggere Ignacio e le sue tre figlie. Seguendo il consiglio di suo fratello, Adolfo interroga il suocero su Jean-Pierre. Cosa vuole da Isabel? Che cosa nasconde? L'uomo preferisce non rispondere. Verso sera, però, turbato dalle domande insistenti del genero, decide di aprirsi con Pablo. Definisce il francese un mascalzone, un uomo pericoloso e manipolatore che ha sedotto la marchesa per tentare di derubarla. Ed aggiunge che, quando ha scoperto il suo gioco e tentato di smascherarlo agli occhi di Isabel, non ha esitato a minacciarlo per allontanarlo dalla donna. Per lui è l'assassino di Simon Castro, il primo marito della nobildonna. Quest'ultima lo odia perché lo ha sempre ingiustamente incolpato di aver boicottato la sua storia d'amore. Il centeno ascolta perplesso le sue parole e deduce che Ignacio sia innamorato della marchesa. Lui non lo nega, ma, nel contempo, spiega di aver agito in tal senso solo per cercare di proteggerla. Francisca, Emilia e Matias uniscono le loro forze per rendere meno dura la sofferenza di Raimundo. La Montenegro è certa che migliorerà e che si toglierà dalla testa l'idea di voler morire a tutti i costi. La marchesa chiede disperatamente a Jean-Pierre di restare a Puente Viejo. Ma lui, che ha ben altri progetti per la testa, usa il Solozabal come scusa. La donna insiste e ricorda al suo amante che Adolfo è il genero di Ignacio. Userà questo legame di parentela per convincere l'impresario che la morte di Simon è avvenuta in maniera accidentale. Mentre si trova al municipio, intenta a lavorare, Alicia sente uno strano rumore e prende il tagliacarte per difendersi. Quando vede poi Mauricio, tira un sospiro di sollievo. L'uomo dice di essere lì per provare a ricostruire i momenti dell'aggressione subita. La Urrutia, che crede fermamente di essere stata salvata da Thomas, preferisce mantenere l'assoluto riserbo sulla faccenda. Poco dopo arriva il capitano Huertas, che afferma che, in assenza di prove ed indiziati, le indagini risultano sospese.
Più tardi, la ragazza, mentre è intenta a controllare la posta, riceve una bruttissima notizia. A Puente Viejo, intanto, è il caos, a causa del trambusto, provocato dalle api di Onesimo, che a causa delle istigazioni di Ippolito, risultano fuori controllo. Pablo e Carolina non hanno più motivo di fuggire, in gran segreto, per sposarsi. Convinto da Manuela, Ignacio vuole dare loro il suo benestare alle nozze. La signora Solozabal, però, non è molto felice dell'ennesima intromissione della governante. Quest'ultima è in pericolo? Urrutia non riesce a trovare lavoro e per questo motivo sta molto male. Isabel, dopo aver ricevuto precise istruzioni da parte dei suoi superiori, chiama Thomas e Don Filiberto, in disparte, per comunicare loro i nuovi feroci piani da mettere in atto. È notte e Marta aspetta che Ramon rientri a casa per provare a far funzionare il suo matrimonio. Vuole parlare con il marito, in modo da sistemare tutto. Purtroppo, l'uomo rincasa ubriaco e desideroso di sfogare, ancora una volta, tutta la sua rabbia e la sua frustrazione su di lei. Il mattino seguente, Adolfo nota che Marta è stranamente più triste del solito. Ramon li vede parlare e diventa una furia. Begonia nota una certa freddezza tra i due cognati e li invita a rispettare le regole della casona. Più tardi, la signora sorprende Marta, intenta a piangere, disperatamente. Le chiede di confidarle il motivo della sua angoscia. La giovane, però, per non rendere sospettosa sua madre, preferisce inventarsi una scusa. Jean-Pierre, alla Habana, prega Adolfo di accettarlo come padre. Il tempo sistemerà tutto. Ad un tratto, le grida di aiuto di Ramon allertano gli abitanti della villa. Il giovane scende frettolosamente le scale, con Marta in braccio. La ragazza sembra aver perso i sensi. Vedendo del sangue sulla sua camicia da notte, Manuela intuisce che è stata orribilmente picchiata. E lancia pesantissime accuse contro il Solozabal, definendolo un assassino. Intanto, il dottor Clemente si accinge a raggiungere la casona, mentre Ramon scappa via a gambe levate. Anticipazioni il segreto. Prossime storyline. La scoperta di Alicia. Onesimo e Antonita si sposano. Grandi emozioni trapelano dalle ultimissime puntate della soap iberica che si avvia verso il suo epilogo. Alicia, come si vedrà nelle ultime battute della serie, farà una scoperta su Thomas de los Visos, ex amante di Marcela, che la lascerà a bocca aperta. Nel frattempo, ci sarà spazio anche per i sentimenti. Onesimo e Antonita si scambieranno un bacio molto appassionato, di fronte allo sguardo attonito di alcuni loro compaesani. I due, dopo varie peripezie, inizieranno una relazione e decideranno di convolare subito a nozze. Alicia propone a Thomas un patto segreto. Francisca fa una rivelazione scioccante a Don Filiberto. Nelle puntate finali del segreto, la combattiva ed impavida Alicia Urrutia farà una scoperta davvero sconvolgente su Thomas de los Visos. Come ben sapete, agli inizi della dodicesima ed ultima stagione, la giovane ha legato tantissimo con Matias Castagneda, diventato suo amante. I due hanno rotto i rapporti quando poi la ragazza ha scoperto che è riuscito ad uscire dal carcere, diventando una spia. Con il passare del tempo, la nostra eroina, dopo aver trovato impiego presso le miniere di Isabel de los Visos, ha avuto modo di interagire con Thomas, primogenito della nobildonna, nonché ex amante di Marcela, moglie del Castagneda. Ritornando agli episodi finali della serie, sappiamo che la giovane capirà che è stato proprio il marchese, innamorato di lei, ad impedire che venisse uccisa dagli arcangeli in un feroce attentato. Entrando nei dettagli, sappiamo che la figlia di Jesus comincerà a riunire tutte le tessere del puzzle quando Don Filiberto farà sempre più fatica a nascondere di essere d'accordo, pur essendo un ministro di Dio con le posizioni a favore della monarchia vendicate dagli arcangeli. E, un giorno, Alicia avrà una durissima discussione con lui. Tornata a casa, poi, comincerà a riflettere su quanto accaduto, nonché sugli strani movimenti di Thomas, più volte visto, proprio in compagnia del folle prelato. E sarà così che inizierà a pensare che sia stato proprio lui ad impedire che venisse assassinata dalla setta antirepubblicana.
Forte di tale convincimento, una mattina, armandosi come sempre, di forza e coraggio, si presenterà alla Habana, determinata ad avere un confronto con il ragazzo. Le trame indicano che Thomas, messo alle strette dalle insistenti domande della ragazza, le svelerà di aver fatto tutto il possibile per evitare che venisse pugnalata. E ammetterà, per giunta, anche di essere uno dei membri dei tanto temuti arcangeli. Alicia, commossa, ringrazierà il marchese per averle salvato la vita, arrivando a spendere, sorprendentemente, parole dolcissime per lui. Poi, non esiterà a proporgli un accordo. Di quale natura? Agire dall'interno dell'organizzazione, in modo da tradire gli ideali degli arcangeli. Seguire le loro mosse ed aiutarla a smantellare la setta, in modo da evitare che i residenti di Puente Viejo possano scindersi in due fazioni. Quali? Coloro che appoggiano la Repubblica e, dunque, il ruolo della ragazza come sindaco e i simpatizzanti degli arcangeli. Thomas, al settimo cielo, non si farà ripetere l'accordo due volte. Ed acconsentirà, felice, affermando di essere contrario agli spargimenti di sangue imposti dai superiori per difendere la causa monarchica. Questo patto segreto, quali conseguenze produrrà? In attesa di ulteriori news, vi segnaliamo che Thomas si sentirà sempre più coinvolto da Alicia, la quale non sarà affatto insensibile al fascino del bel marchese. Purtroppo, il loro amore, a causa delle circostanze, farà veramente fatica a spiccare il volo. Intanto, sempre nelle fasi cruciali del segreto, emergerà finalmente la verità sul capo degli arcangeli, il misterioso personaggio incappucciato, seduto su un grande trono. Vedremo infatti che la setta è capitanata da Francisca Montenegro, che in un momento caratterizzato da forte suspense, rivelerà il suo ruolo a Don Filiberto. Manipolandolo, gli chiederà poi di prepararsi a compiere un nuovo, grande sacrificio. Di cosa si tratterà? Gli spoiler parlano di un devastante incendio, ove perderanno la vita diversi abitanti di Puente Viejo. Anticipazioni il segreto. Prossime storyline. Onesimo e Antonita si baciano e diventano marito e moglie. E adesso voltiamo pagina e andiamo a catalizzare la nostra attenzione su una vicenda amorosa decisamente più leggera e divertente. Come appureremo nelle ultime puntate italiane della soap, ci sarà spazio anche per familiarizzare con una nuova coppia. Ebbene sì, assisteremo allo sbocciare della passione tra Onesimo Miranar e Antonita, la domestica di Isabel. Secondo quanto già stiamo vedendo su Canale 5, i due ragazzi hanno avviato una frequentazione, a dir poco burrascosa, fatta di continui litigi e scaramucce. Per fortuna, la situazione tra loro è destinata a cambiare, e decisamente in meglio. Tutto comincerà quando la cameriera della Marchesa, un giorno, determinata a cambiare vita, deciderà di presentarsi a dei provini che una troupe cinematografica starà svolgendo a Puente Viejo per trovare l'attrice protagonista di un nuovo film. L'esperienza che la bella inserviente vivrà, però, disattenderà di colpo le sue aspettative. Gli addetti ai lavori, purtroppo, cominceranno ad offenderla ed a prenderla in giro a causa della sua andatura zoppicante, arrivando perfino a riderle in faccia. Onesimo, trovandosi a passare di lì, assisterà alla scena e furibondo perderà letteralmente le staffe. Così, non ci penserà due volte ad affrontare la troupe ed a difendere la ragazza. Colpita dal suo gesto, Antonita, da quel giorno in poi, comincerà a pensare a lui come suo possibile fidanzato. E non farà altro che pensarlo, notte e giorno. La cosa non sfuggirà alla pettegola Dolores, che punzecchierà di continuo il nipote, parlandogli della ragazza. Imbarazzato, Onesimo poi, una mattina, finirà, non volendo, per insultare la povera inserviente, nel corso di un dialogo con Marcela, che a disagio, con cenni e gesti di ogni tipo, tenterà di segnalargli invano la presenza della giovane nelle vicinanze. Dopo aver ascoltato tutto, Antonita crederà di non avere opportunità con il cugino di Ippolito e scapperà via, a gambe levate. Inutile dire che Onesimo la raggiungerà e al termine del dialogo la bacerà con passione di fronte allo sguardo attonito di alcuni loro compaesani. Il Miranar ammetterà di essere pazzo di lei. Antonita, felice, giurerà di essere follemente innamorata.
Da quel giorno in poi, i due non riusciranno proprio a stare lontani. E così, per sorprenderla ulteriormente, una sera, Onesimo si presenterà alla Abana e chiederà alla sua amata di iniziare una relazione con lui. A tale richiesta, poi, seguirà anche una proposta di matrimonio. Antonita risponderà di sì, e vi annunciamo che le nozze saranno, non solo, lampo, ma anche ricche di sorprese. Insomma, se il finale de Il Segreto avrà toni drammatici, la vicenda legata alla nascita dell'amore tra Onesimo e Antonita non esiterà a strapparci, per fortuna, qualche timido sorriso. Appuntamento, alle prossime anticipazioni, Il Segreto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.